Ciao pianeta Terra, oggi è la tua festa. Lo senti questo silenzio? Noi non eravamo proprio abituati. Questo è il mondo che guardiamo oggi se ci affacciamo dalle finestre, dai balconi, se per qualche motivo camminiamo per le strade delle nostre città, che non sembrano più le stesse. Non è sempre stato così. Ti ricordi la nostra vita prima del coronavirus? Poi ci siamo fermati tutti per fermare lui. Lo hanno chiamato il lockdown. Intere città immobili per frenare il contagio del Covid-19. E la natura, un passo per volta, senza che ce lo aspettassimo, ha iniziato a muoversi intorno a noi. E con il lockdown è arrivato un altro sconosciuto, il silenzio. Con lui gli animali, che forse un po' confusi dalla nostra assenza, sono entrati anche nelle grandi città, vuote, tutte per loro. È diminuito moltissimo il rumore sismico provocato dagli uomini. Si chiama così quello che facciamo con le fabbriche, i cantieri, i mezzi di trasporto e che causa anche delle vibrazioni della crosta terrestre. Ora i sismologi, che lavorano nelle città, riescono a rilevare le onde sismiche naturali, solo quei movimenti causati dai terremoti o dalle attività dei vulcani, senza la nostra intromissione. E chissà cosa sta succedendo negli ecosistemi dei mari, negli oceani. Sapevamo già che il traffico delle navi può aumentare i livelli di stress nelle creature marine, tanto da cambiare i loro comportamenti. Non credo che ora sentiranno la nostra mancanza. E l'inquinamento acustico? Dall'Italia alla Cina, fino all'India e all'America, facciamo decisamente meno confusione. Il passaggio della metropolitana, ad esempio, fa molto rumore, intorno ai 95 decibel, il suono di una conversazione tra 60 e 70. A Boston non c'è più il chiasso di prima, ma anche a Brescia, a Piacenza, il rumore si è ridotto di 2/3. Nel centro di Torino di sera, nelle strade dei locali prima affollati, ora non c'è nessuno. Risultato: 30 decibel in meno. Per rendercene conto, basta fermarci un attimo ad ascoltare anche da dentro le nostre case. Ora andiamo nello spazio, perché dal cielo si può vedere l'inquinamento dell'aria in tutto il mondo, catturato dalle immagini dei satelliti. Quella è la concentrazione di biossido di azoto, una parola difficile, che indica un gas inquinante prodotto da centrali elettriche, automobili, industrie. È diminuito moltissimo. È la metà di quel che era prima. Quello è l'Himalaya, non l'avevo mai visto così da lontano. È distante 200 chilometri. Non succedeva da 30 anni. Quando finirà questa pandemia, però, tutti, piano piano, torneremo a scuola, al lavoro, in vacanza. Saremo felici e a nostro agio in mezzo alla vecchia confusione. Ma c'è una cosa a cui dovremo fare attenzione. C'è il rischio che tutto torni davvero come prima. Forse, però, questo è il momento giusto per progettare un nuovo mondo basato sulla green economy, con un piano comune ed efficace per combattere gli effetti del cambiamento climatico e finalmente rallentare il suo processo. È la giornata della Terra. Allora tanti auguri a te e un po' anche a noi. Buonasera a tutti e benvenuti. Probabilmente siamo tutti seduti, ma per percorrere un sentiero si deve camminare. E sui sentieri della fraternità si cammina con entusiasmo. L'entusiasmo è ciò che cercheremo di suscitare a partire da questo incontro e in quelli che seguiranno in maggio, in modo da metterci tutti in movimento, in un cammino virtuale ma con delle conseguenze concrete, perché non possiamo più restare indifferenti a quanto con forza ci dice Papa Francesco, specialmente con riferimento alle encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, e dopo questa pandemia. Abbiamo scelto questo titolo e il dipinto di Van Gogh del Buon Samaritano perché i nostri comportamenti siano sempre ispirati alla parabola del Vangelo,
siano aiuto e cura per le nostre sorelle e i nostri fratelli, e siano tali da rendere sicuri e liberi dai briganti di oggi i sentieri che percorriamo come un'unica famiglia umana. Non ci deve spaventare, ma io cosa posso fare? Piuttosto ci deve incoraggiare il fatto che unendo i comportamenti virtuosi di ciascuno si raggiungono grandi obiettivi. Partiamo con l'informazione. Oggi, nella 51esima giornata mondiale della Terra, vediamo un documentario che fotografava la situazione di salute del nostro pianeta esattamente 12 anni fa e che terminava, nonostante il rilevamento di una grave malattia, con un messaggio di speranza. La situazione in questi anni purtroppo però non è migliorata e la Terra continua a essere un pianeta malato. Impegniamoci e tutti insieme, militanti della solidarietà e dell'impegno civile, possiamo ancora invertire la rotta. Buona visione e speriamo di camminare con voi nei prossimi incontri.